Ciao a tutti, ciao amici. Oggi parliamo ancora di questo autore perché ha scritto veramente tantissimi libri. Poi, se ne leggerò degli altri, ci farò degli altri video. Questi sono firmati John Dixon Carr, sono un paio di libri e hanno come personaggio seriale protagonista Harry Bencoli, che è un diabolico prefetto della polizia della Senna. Diversamente dagli altri, questo è francese. Anche questi sono bellissimi gialli, tutti da 4 stelle. E tutti molto originali. Come ho già detto, questo autore è noto, diciamo, per scrivere dei delitti della camera chiusa, gialli impossibili, tutte storie molto originali nel suo genere. In questo caso, per esempio, un cadavere vestito da faraone egizio, un'automobile guidata da un morto, un uomo impiccato in una strada fantasma sono gli ingredienti di un micidiale manicaretto di morte che un diabolico assassino che si firma Jack Ketch, il boia, ha preparato per sfidare Harry Benkolin, l'asso dei detective francesi. Come vedete, sono tutte proposte molto originali. Se vi piace il giallo classico, vi consiglio questo autore. Tanto sono gialli Mondadori, costano veramente poco e vale la pena di leggerli, tutti bellissimi. Questo è Quattro armi false. In questo originale giallo, la vittima sembra essere stata uccisa, poi vengono rinvenute delle armi, come dice il titolo, non, nessuna di queste armi è stata usata per il delitto. Un giallo molto originale anche questo. Se conoscete l'autore, vi consiglio anche gli altri personaggi seriali che ha creato, che sono, ho già detto, Gideon Phil, Sir Harry Merivale e anche altri, perché ha scritto sotto diversi pseudonimi, come abbiamo già detto. Comunque, a parte questi due gialli, sono tutti veramente bellissimi. Sui gialli di questo autore sono state create in Inghilterra anche serie televisive, mi pare qualche proposta anche in Italia, ci sono stati dei film e qualche film per la TV con i protagonisti dei libri di questo autore. Anche queste varrebbe la pena magari di andare a recuperarli. Bene, amici, oggi il video è stato veramente molto breve. Fatemi sapere se lo conoscete. E tra l'altro mi sono accorta che c'è stato qualche problema nei video che saltano un po' le immagini, sto recuperando qualche software per registrare un po' meglio, spero di migliorare anche la registrazione dei video nei prossimi video. Vi consiglio di attivare i sottotitoli, ci sono i sottotitoli in 6 lingue. Se volete aiutarvi, magari se non siete italiani e volete aiutarvi con la lingua. Per fare pratica della lingua si possono attivare i sottotitoli perché sono gratis, perché ho lavorato tanto per prepararli e anche perché quando mi accorgo di avere commesso qualche errore magari nel video mi correggo nel sottotitolo oppure nella descrizione qui sotto. Quindi vi consiglio di guardarli nel caso che ci sia stato magari qualche piccolo sbaglio. Bene, vi ringrazio per la visione. A presto e vi ricordo a proposito che per i 500 iscritti ci sarà un video domande e risposte dove potete magari chiedermi qualche curiosità, qualcosa su di me, se c'è qualcosa che volete sapere scrivetelo qui sotto. Grazie per la visione, come al solito a presto, ciao!